che siamo pronti. Io non so che cosa uscirà. Sicuramente mi trovo meglio a commentare, ma lo sapete, mi diverto anche a giocare. Quindi andiamo in campo e divertiamoci. Buon video a tutti. Da una parte del tabellone ci sono Roma, Juventus e Milan, dall'altra Lazio, Inter e Napoli. Quindi ovviamente non ci sono derby nei gironi, eventualmente nel prossimo video e quindi nella fase ad eliminazione diretta ci godremo qualcosina. Le prime classificate voleranno già in semifinale, la seconda di un girone dovrà giocarsi uno spareggio con la terza dell'altro per qualificarsi alla semifinale. Che gol! Crispo da lontano! Che gol ha fatto Simone Crispo! Mettendo anche Pierino! Mettendo anche Pierino con la punta! Eri di punta! E gol! Gigi! Gigi! Mamma mia! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, soprattutto benvenuti all'interno del secondo episodio della seconda parte della YouTuber Summer Cup 2021, la prima edizione. Vi siete goduti 7 giorni fa il primo episodio con la fase a gironi, le vittorie da una parte della Roma, dall'altra della Lazio, che sono già qualificate in semifinale. Oggi si parte dai playoff e poi ci godremo le semifinali nel prossimo ed ultimo appuntamento, ovviamente la finalissima. Prima di partire non posso che ricordarvi che OneFootball è sponsor di questo evento, ma soprattutto c'è un contest attivo con OneFootball. Vi lascio il link in descrizione, potete vincere 2 maglie della vostra squadra del cuore per la stagione 21-22. Vi ho già spiegato nel primo episodio come fare, quindi insomma link in descrizione, tutto lì chiarissimo. Detto questo signori, grafica, perché si parte con il match tra Napoli e Milan, si continua con quello tra Inter e Juve, chi passa affronta rispettivamente la Lazio e la Roma, che sono già in semifinale ad attendere, e poi come vi dicevo ci sarà la finalissima. Adesso bando alle ciance, lascio il microfono virtualmente, anzi senza virtualmente, a Pierino e non solo, anche Gnabry dei Pirlas VU, che sono già in completo nerazzurro perché giocheranno la loro partita dopo. Io racconterò la loro di partita, adesso loro invece racconteranno Napoli-Milan. E quindi? Grazie delle tue parole, saremo qui cariche come non mai a commentare questo focoso match. Dai! Entrano adesso le squadre in campo, Milan e Napoli ragazzi. Mamma mia, che emozione, che atmosfera bollente, applausi del pubblico intanto. Salutiamo il nuovo arrivato tra le file del Milan, l'ultimo che vedrete in fila, Maignan. I due CT della gara si abbracciano, ricordiamo Omar da una parte, subentrato e dall'altro con esperienza, mister Sparta Praga. Partirà il Milan dalla destra dei nostri teleschermi, mentre dalla sinistra il Napoli, che come una vera squadra si mettono tutti a cerchio, si stanno dicendo ragazzi è l'ultima partita, poi ci andiamo a mangiare una bella pizza. Napoli sta già perdendo tempo ragazzi. Ricordiamo ragazzi, il Milan ancora imbattuto in questo torneo, ha fatto una vittoria e un pareggio, mentre il Napoli ancora senza vittorie, questa è la differenza. Però nel calcio la palla è rotonda, tutto può succedere signori. Anche la tua testa è rotonda. Provvidenziale allora come l'ha falcata adesso, passaggio per Fius. Mamma mia, una finta che neanche lui sa come gli è riuscita. Ha provato la punta a giro, ma non è riuscito a far niente. Giocatori del Napoli che già iniziano a lamentarsi ragazzi, ma devo dire che è giusto così. Attenzione al zoccolo duro, lo zoccolo che è da solo contro 4 giocatori, riesce comunque a darle in mezzo a Berardi. Cosa ha fatto lo zoccolo duro? Questo gol è tutto suo, infatti Harry va subito ad abbracciare. È stato espulso per proteste Mirko. E sono in 4. E sono in 4 ragazzi, scusate, ho perso questa cosa. Mirko espulso clamoroso, beh la cosa non mi stupisce ragazzi. E il Napoli riprende palla, attenzione, potrebbe essere che dribbling, ha fatto una! Ma no! Non ci posso credere!
Attenzione, ecco lo schema, finta dello zoccolo duro! Che gol! Che gol! Che schema! Si sono fatti abboccare così. Lui probabilmente questa partita 2-0 per il Milan, ragazzi, e adesso si fa veramente in salita per il Napoli. E fallo da parte di Mirko, che però non viene fischiato. Attenzione, attenzione mister, che prova il tiro! Accorcia le distanze del Napoli, l'esultanza della panchina partenopea. È 2-1 ragazzi, accorciano le distanze. Attenzione il Milan che si scopre. Rimessa laterale per il Napoli che ci prova a trovare il 2-2! Mamma mia! Che Napoli è sceso in campo, irriconoscibile, e butta la palla al centro. La vuole vincere il Napoli, vuole le semifinali, attenzione! Il discorso di mister a fine primo tempo. Attenzione, si libera mister, che giocatore! Rischia il 3-2 Napoli. Attenzione, calcio d'angolo per il Napoli. Il Milan non riesce più a far niente, davvero in palla. Attenzione! 3-2! Andate! Esplode il pubblico azzurro, ragazzi, e 3-2, grandissimo gol di Are, Iannacce! Che serve, vediamo se si appoggia, tenterà il tiro, un 4-2 spezzerebbe veramente le gambe, i rossoneri, attenzione mister, va verso la bandierina, che dribbling ragazzi, che giocata, è finita, 4-2, la chiude Mirko, che non è bravo solo a lamentarsi, ma anche a buttarla dentro, 4-2 Napoli! Attenzione lo zoccolo duro però che ancora ci crede. Attenzione che la passa in mezzo per Henry, è corso le distanze. Non è finita. Rimessa laterale in favore dei partenopei. Yas non ci crede nemmeno lui. Attenzione Pius, potrebbe richiuderla e 6-5-3. Gamer! Mamma mia, l'esultanza verso i propri tifosi. 5-3. E viene ammonito, dato che si toglie la maglia. Rimessa laterale che probabilmente era del Milan. Ma ragazzi, non c'è budget, non c'è la VAR, capiteci. Attenzione il Milan, che la passa per lo zoccolo duro, porta vuota! Palo! Il Milan sfortunato, sfortunatissimo. E finisce qui, 5-3 per gli scunnizi napoletani, che ti portano a casa questa qualificazione alla semifinale. Sarà Napoli-Lazio, ancora una volta. Fius, ci credevi a fine primo tempo? Assolutamente sì ragazzi, perché questa squadra non molla mai. Non l'ha dimostrato nei gironi, ma lo dimostrerà adesso. Dobbiamo lottare fino alla fine, perché se ci metti il cuore puoi vincerle tutte. Bravo cazzo, carico Fius, carico come non mai. E adesso andiamo con Inter-Juve. Fatemi un urlo se pensate che passi l'Inter. Un urlo se pensate che passi la Juventus. Mi sembra evidente che ieri non eravate presenti. Inter e Juventus sul terreno di gioco. Partiamo con la formazione bianconera guidata da capitano Tatino, che ha la fascia simile alla manica di Kinoshi, che però non ha la fascia al suo contrario. Alle sue spalle il portierone Alessio Barsotti, gasatissimo e convinto nell'impresa, che però non sarà in porta. C'è Tatino che si sacrifica per la patria perché è infortunato. Ronaldo no, Ben Vesi e poi Alex Cliff. Inter che risponde con super portier Mastrangelo, che ha preso di tutto e di più ieri, anche 5 gol della Lazio, ma per il resto grande prestazione, con Gnabry che è il capitano in questo momento, sta sorteggiando palla o campo con Tatino, poi Pierino e Gnabry dei Pirlasbulli, abbiamo appunto già nominati almeno il secondo dei due, Kundispa, Cardone il suo destro a giro indimenticabile e Neschio. È cominciato il derby d'Italia, è cominciato il secondo ed ultimo playoff, chi passa affronta la Roma. Cerca di andare, l'apertura è ottima per Pierino che si defila sulla corsia, dentro Gnabry, Pierino si mette in proprio, calcia in porta, Tatino subito a dir di no, primo squillo dell'Inter e calcio d'angolo. Non ci sta però il numero uno che rincorre Pierino dalla parte opposta, Tekel, e allora la Juve riparte perché è tutto regolare. Che cosa ha recuperato Barsotti? Cliff da Kinoshi, si allarga e riceve, occhio alla chance per calciare, ha perso l'attimo però. Pierino punta Bembe e lo saluta, destro, e 1-0 per l'Inter, segna Pierino dopo tante occasioni. Occhio a Bembe che cerca di calciare, perde però l'attimo e quindi chance per la ripartenza che c'è con Pierino, dribbling e destro, mamma mia che gol di Pierino, doppietta. Non so se sia stato più bello il dribbling
scucchiaiandogli la pallone o il destro alle spalle di Tatino, non irresistibile ma destro potente. 2-0 Chierino e Gnabry, che adesso imposta ancora, taglia il campo centralmente, va di suola fino in fondo, che gol anche di Gnabry. 3-0 perché l'Inter, torniamo a ripetere, sta ancora dimostrando che la sconfitta contro la Lazio sia stata un semplice incidente di percorso, perché tanta roba per il resto. Ancora Pierino, punta, eccola la tripletta, 4-0, due assist di Kundispa. Cerca lui la porta e trova un gol straordinario, 5-0, manita dell'Inter, la seconda dopo i 5 gol di ieri al Napoli. Dentro per Gnabry, con il tacco di nuovo da Pierino, ruleta su Barsotti e destro, e vabbè, ma io non ho più aggettivi, non ho più aggettivi per Pierino. 6-0, Kinoshi su Barsotti, Dembe dentro, bella azione questa, Cliff vicino Barsotti, servito, Barsotti segna il gol della bandiera, 6-1. Vuole chiudere quantomeno con orgoglio la sua YouTuber Summer Cup, la Juventus. L'errore però da parte di Benve manda in porta Gnabry dalla parte opposta. Evita tutti e mette dentro il gol del 7-1. 7-1 per l'Inter. E arriva il gol di Alex Cliff. Un altro acuto. Eccolo Pierino però, che intanto vuole continuare a segnare. Fa segnare Kundispa per l'8-2. Poi ancora Cardone a chiudere legalmente, dice Fedele, Gnabry la fa girare alla Cardone, 9-2. Bembe cerca Cliff, legge Pierino in copertura, altro contropiede, 2 contro 1, servizio per Kun, ancora Pierino, 10-2. E direi che così possiamo anche salutare questo derby d'Italia stravinto dall'Inter. Kundispa per chiudere l'attacco in casa Inter, arriva Cardone e non trova nemmeno qui la porta, ma era l'ultimo squillo concreto di questo secondo ed ultimo playoff, semifinale per l'Inter. Dopo il Napoli sarà Lazio-Napoli da una parte, sarà Roma-Inter dall'altra, insomma siamo nel vivo e adesso si fa sul serio, non si può più sbagliare. È particolare averti qui adesso, perché insomma sei stato il migliore in campo, hai segnato tanto, anche se poi ricordiamo che nei playoff i gol non vengono aggiunti in classifica marcatori perché voi avete una partita in più rispetto a Roma e Lazio per esempio, però qui c'è una semifinale. Quella che si sta giocando adesso o quella che dovremo giocare noi dopo? No, qui da noi c'è una semifinale che si giocherà dopo, perché adesso in campo Lazio e Napoli, però poi Roma-Inter, insomma io è dall'inizio che vi dico siete i favoriti. Ieri la sconfitta contro la Lazio ha destato un po' di dissapori, di preoccupazioni, però poi voi avete risposto in campo. E allora che succede? Succede che siete i favoriti perché il Milan adesso è a casa. Siamo i favoriti dopo la Lazio, infatti sarà interessante vedere questa partita, noi vi temiamo soprattutto il portiere, che è una cosa che voi avete e noi no, per cui non lo so, guarda, la vedo dura anche con voi. Le squadre allora per questa semifinale che decreterà la prima finalista, Napoli contro Lazio, che ricordiamo si sono già incontrati ed è finita 5-3 per la Lazio. Vediamo se gli Aquilotti replicheranno questa vittoria. Fischietta la bocca, 3-2-1, si comincia con questa partita, possesso palla per gli Aquilotti, padroni di casa. Passaggio adesso per Fius che si appoggia ancora una volta a Mister che ha la palla, attenzione, prova ad avanzare, tiro da fuori, bello, buona l'intenzione. Da notare il portiere della Lazio con i calzini della Roma, ragazzi, abbiamo un infiltrato ma ci sta. Allora attenzione, riparte la Lazio, passaggio per Savage, che mamma mia ferma tutto, Mister, attenzione, 3 contro 1, potrebbe affondare il Napoli, passaggio per Fius che tira malissimo. Si mangia l'occasione dell'1-0. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo. Mirko che recupera il pallone, mister e ancora Fius che la dà e Mirko svirgola il pallone, ma che Napoli! Riparte la Lazio con il numero 10, il suo capitano Gigi, attenzione, vanno in avanti, Savage che prende la palla, torna indietro però rallentando il gioco della Lazio, allora riparte Gigi, capitano morale fisico di questa squadra, Savage vediamo, lo punta, prova il passaggio, Savage il tiro e il vantaggio della Lazio, 1-0 per gli Aquilotti, padroni di casa in vantaggio, 1-0.
Iannace che la dà a mister, uno contro uno, attenzione, bravo Iannace che supera Gigi, paratona di un altro Gigi, Donnarumma, dalla bandierina, mister prova in mezzo per Giassette, che stava per fare qualcosa di incredibile. Gigi che fa salire la squadra, è proprio questo di cui hanno bisogno la squadra capitolina. Un altro delivery, prova il tiro, salva tutto alla Iannace e non è neanche calcio d'angolo, rilancio in avanti per mister che aggancio, ma Neuer gli dice di no. Attenzione Savage, non battono, si lamenta, esce la macchina del Napoli, si lamenta Mirko, incredibile. Signore, signore, ma che stai guardando, signore, signore. Attenzione Savage che potrebbe provare il passaggio e il tiro per la Lazio, il 2-0 che probabilmente chiude questa semifinale, 2-0 Lazio ragazzi. Attenzione, si butta Mirko e c'è calcio di rigore per il Napoli. Fius Gamer, rigore importantissimo, il più importante del torneo. Attenzione dagli spalti, stanno fischiando. Fius Gamer, fischia l'arbitro, prende la ricorsa e tira Fius Gamer. Attenzione, 2-1 Napoli che ritorna in partita. Ci credono in parte europei, è 2-1. 30 secondi, tutti su, anche il portiere ragazzi, tutti su, sarà probabilmente l'ultima azione di questo match. Vai mister! Attenzione mister che prova col doppio passo, può provare il tiro da lì e si chiude la partita. Lazio in finale, ma complimenti ai partenopei che nonostante le loro lamentele non passano questo turno, ma ci hanno provato con le unghie e con i denti. Più forte, credo che sia la squadra più forte al torneo, due volte l'abbiamo incontrata e tutte e due volte l'abbiamo data filo da torcere, fino alla fine abbiamo lottato, però purtroppo non basta solo il cuore nel calcio, anche i piedi ovviamente. Pensavamo di essere in serie difficoltà, soprattutto perché oggi mancava un difensore che si è fatto male ieri, Pedrox, e quindi non abbiamo cambi, è un problema per la finale soprattutto. In finale chi vorresti, Roma o Inter? Sarebbe bello fare il derby, anche se anche perché abbiamo già sfidato l'Inter. Sarebbe bello fare la rivincita, ma il derby è il derby. Bene, buona fortuna e ci vediamo in finale, chi lo sa, vedremo. La favorita forse non c'è, perché la Roma è il cuore. La Roma vuole arrivare in finale con la Lazio, mentre l'Inter ha molta tecnica. È pronta la seconda semifinale tra Roma e Inter. Sodin per fare la sponda per Federico che è lì sulla sinistra, che scatta Federico Marconi con sinistra, Federico Marconi, che gol, mancino, incredibile, una rasoiata pazzesca. Lo commento io, lo commenta Fius, il primo gol di Federico. Attenzione adesso Gnabry, nuovo per Pierino, l'Inter adesso che in svantaggio cercherà di costruire un'azione da rete con Antoine, signori. Enesco intercetta, allora si può ripartire. Vede il compagno libero, Kudispa con suo gol. Sempre Antoine! Sempre Antoine! Occhio adesso. Rudy! Oddio! Sempre Pierino, attenzione, la mette giù. Cerca controllo. Quella punta! Che gol! Che gol! Palla sbagliata. Devi fischiare. Sodino! Oh! La tenta. Ragazzi, stiamo vedendo una grande partita. Mamma mia, Camel, che roba. Una grande semifinale. Attenzione, Kudispa lo prova. Che gol! Che gol! Fortuna! Mamma mia! Ha tirato fuori la giocata dal cilindro. E che giocata, un tiro incrociare con un portiere, un gran portiere in porta direi. Rudy Zlatan, 3 contro 1 per la Roma. Tiro! Fuori. Forse è un po' egoista qui, poteva passarla? Pioneschio, che recupera il pallone, con la sua la mette giù. Mamma mia che palo! Antoine battuto, contropiede. Mamma mia, Gnabry, cosa ha recuperato? C'è Kudispa dentro, ma c'è anche Neschio che l'appoggia. Mamma mia, secondo palo! Secondo palo, signore. Ha l'abbonamento per i pali. Kudispa in verticale per Neschio che però viene fermato
da Federico Marconi, che Federico lascia lì il pallone. Federico c'è, mamma grande, mia, col fisico. Grande giocata di Federico in questo istante. A sacrificarsi. Perché sono in casa, devono far sognare i loro tifosi. Federico Marconi, il capitano, l'allarga per Sodin, che ha campo libero. Forse una mano da parte di Gnabry, no. Tutti Slatan! No! Rischia la giocata alla Bernardeschi, questa rovesciata, incredibile. Un brivido per gli interi. Assolutamente più di un brivido. Attenzione allora Pierino, che dribbla due uomini della Roma. Ed è solo Pierino! Mamma mia che rete! Stavolta però non so se c'è poca lucidità tra i difensori della Roma, ma Pierino ha fatto quello che voleva. Rudy Slatan però non molla! Rudy riesca da tre! Ancora Rudy, rischio! Ancora lui! Basta, giochiamo. Poche chiacchiere, direttore, parli con i cartellini se deve. Basta parlare. Attenzione! Pulo del portiere! Sodin sulla sinistra. Mamma mia, di nuovo! Ragazzi, se segnava Franco. Ehi, attenzione. Attenzione, Zlatan, se ne va. Attenzione! Rudy! Zlatan, per Sodin. Sodin ci mette due contro e segna! 3-2! Il colpo, prende la palla, manca poco arbitro, quanto manca? Attenzione però perché mancano pochi secondi. Sodin, ci sono liberi Federico e Sicca. Sicca dall'altra parte c'è Pierino, c'è il polpo. Uno contro uno. Oh, attenzione che è uscita, è vantaggio e segna la rete, si toglie anche la maglia. Volano in finale. 4-2 per l'Inter, è una partita che potrebbe essere finita qui. È finita, sì, Kamen. Finisce qui la partita. Un applauso per le due squadre. Ma l'Inter volerà in finale. Io ieri ho detto continuamente: va bene continuare a prendere pali, posso non segnare, basta e vinciamo. Sarà un caso, ma la prima partita che ho segnato abbiamo perso. Quindi no, a parte questo, complimenti all'Inter, la squadra secondo me è più forte. Però mi dispiace soltanto per il buon Fuse Gamer, che adesso magari saranno più bravi di noi e vinceranno, ma c'è la finale terzo e quarto posto e siamo molto arrabbiati. Esatto. Però mi fa piacere questo match. Una gran partita piena di pali, squadra molto competitiva la Roma. Però per fortuna siamo riusciti a fare 4 gol e abbiamo vinto. Grazie per le parole di Gnabry e adesso signori vi aspettiamo per la finale terzo e quarto posto tra Napoli e Roma.